Abbiamo qui davanti a noi la nuova gamma Nitro, ovvero in questo caso il Nitro 7, dopo daremo un'occhiata anche al Nitro 5, serie di computer gaming però pensati per i giocatori occasionali, ovvero in realtà abbiamo prestazioni leggermente inferiori rispetto ai Predator, comunque con una macchina che è costruita e pensata per i giocatori o per i gamer. In particolare quello che differenzia il Nitro 7 rispetto al Nitro 5 è lo spessore, ma le prestazioni sono esattamente similari. Infatti andando a vedere poi la scheda tecnica di questi dispositivi appena presentati, troviamo su entrambi display da 15,6 pollici. In realtà dopo vedremo che sul Nitro 5 c'è anche la possibilità di avere un display da 17,3 pollici. Restando sul display, supportano entrambi i modelli una frequenza di 144 Hz e 3 millisecondi di aggiornamento, quindi davvero sotto il profilo dei display pensati specificatamente per il gaming. I processori sono entrambi disponibili con core di ottava e nona generazione, con RAM di 16 giga ma espandibile fino a 32 giga. Abbiamo poi schede grafiche GTX di ultima generazione con GPU appunto Nvidia. Ci sono poi due vani per la memoria SSD con comunque un massimo fino a 2 terabyte, però in questo caso di hard disk meccanico. Vediamo comunque i tasti sono tutti retroilluminati, con la particolarità dei tasti in rilievo utilizzati solitamente per i gamer, e anche il touchpad che appunto è segnalato con tutto il bordo in rosso. Ovviamente ci sono soluzioni pensate per riuscire a raffreddare in maniera più veloce il notebook. Andando a vedere poi quelle che sono le porte disponibili, troviamo due USB, la Type-C, l'HDMI e la porta Ethernet. Porta Ethernet che ha bisogno di un discorso particolare, infatti c'è la Killer Ethernet E2005 con l'Acer Network Optimizer, che permettono di migliorare fino al 25% l'utilizzo delle applicazioni in rete, e questo perché proprio questa serie di dispositivi vanno a dare la priorità ai giochi, andando invece a ridurre quello che è il consumo di altre applicazioni che non vengono usate in quel momento, e questo naturalmente permette di andare a ridurre drasticamente quelli che sono i problemi quando si utilizzano questo tipo di macchine per il gioco online. Altra particolarità è il fatto di avere un tasto dedicato, che è questo, la Nitro Sense, che una volta premuta vedete che si va ad accedere alla Nitro Sense, e qua la vedete in funzione, dove ci va a dire quelle che sono le velocità delle ventole, la velocità quindi della ventilazione per permettere il raffreddamento del portatile. Qui possiamo andare a modificarla, quindi nel caso lo stiamo utilizzando per giochi particolarmente pesanti possiamo andare a aumentarlo oppure lasciarla in automatico. Vediamo inoltre il carico sulla CPU e sulla GPU, mentre sul fianco possiamo andare a scegliere quelle che sono tutte le impostazioni specifiche per la batteria o per le prestazioni. Inoltre è stato implementato anche una serie di ottimizzazioni per quanto riguarda l'audio, infatti con il Max Audio possiamo andare ad aumentare in maniera decisa i bassi anche con altoparlanti piccoli, oltre che poi anche con l'utilizzo di cuffie. Inoltre c'è il Max Dialog, che è un ripetitore vocale intelligente che aiuta quindi a separare quelle che sono le finestre di dialogo. Ovviamente tutto il design è pensato per i gamer, lo chassis qui è in plastica, e andando a vedere poi quali sono le altre porte disponibili, troviamo
un ingresso per la ricarica, una porta USB, oltre poi che l'ingresso per le cuffie. Troviamo invece sull'altro lato, verso il retro, tutta la possibilità di andare a dissipare il calore, oltre che naturalmente dalla parte sotto. Ora andiamo a dare un veloce sguardo anche al suo fratello, che è il Nitro 5. Qui abbiamo la possibilità di vedere il Nitro 5, in cui abbiamo praticamente, come vi spiegavo poco fa, le stesse caratteristiche in realtà a livello di hardware rispetto al Nitro 7. Qua abbiamo però di differenza uno spessore che è leggermente ridotto, cosa che in realtà è quello che contraddistingue principalmente rispetto al Nitro 7. Abbiamo inoltre la possibilità di avere, come vi spiegavo prima, display fino a 17 pollici e anche le cornici sono ridotte, quindi questo in realtà permette di andare a ottenere un notebook che è leggermente più compatto rispetto al suo fratello maggiore. Infatti il rapporto schermo corpo è di circa l'80%. Ovviamente, come vi spiegavo, le caratteristiche tecniche rimangono praticamente uguali, compreso la possibilità di attivare il tasto dedicato per attivare la NitroSense. Le porte disponibili sono praticamente le stesse, andiamo a vederle. Anche qua abbiamo le due USB con la Type-C, l'HDMI, l'uscita per la porta Ethernet. Abbiamo sempre qua l'ampio sistema di ventilazione, mentre sull'altro fianco, oltre all'ingresso per la ricarica, abbiamo anche l'USB e l'uscita per le cuffie. Quindi entrambi i portatili, dicevamo, sono destinati a chi fa un utilizzo occasionale, diciamo, in ambiente gaming, o anche a chi non può permettersi di arrivare alla serie Predator, ma comunque vuole una macchina destinata ad un utilizzo prettamente gaming.